Sono orgoglioso del fatto che questa sera la filodrammatica San Martino, che vedrete fra poco esibirsi, sempre di Fornace, metta in scena per tutti noi le lacrime e i sacrifici che i nostri antenati, giunti qui nell'Ottocento, per quello che per la maggior parte di loro fu veramente un viaggio di sola andata, che è anche il titolo dello spettacolo che vedrete questa sera. La commedia alla quale assisterete è il frutto di lunghe e appassionate ricerche storiche e vede nel signor Dino Caresia, che vedrete qui sul palco, il suo autore. Seppur scritta con l'aiuto dell'immaginazione storica, essa richiama fatti realmente accaduti, fatti che ancora oggi ci commuovono, fatti che ci toccano il cuore. È doveroso, penso, che le nuove generazioni sappiano cosa sia successo, sappiano dei sacrifici compiuti dai nostri avi, sappiano che cosa essi hanno fatto e lasciato per noi, sappiano delle persone morte durante il viaggio verso il Brasile. Effettueremo questa sera un salto nel tempo. Faremo noi un viaggio verso le nostre origini, vedendo i drammi dei nostri antenati. Allora, Leggio, te parti per il Brasile, ah? Credo bene. È il tempo di mettere a posto due scartoffie in comune e poi via, cari, se cambia aria. Ma quanti sarete tutti, Leggio, a partire? Ma giusta non la so. Ma dovreste essere un centenar più o meno. Ma sarà come gli dici, Leggio, o sarà tu una bala? Guarda te, bello, che il Brasile è grande, che ha vent'anni di contratti. Terra lì che ne è per tutti. Voi altri ste chi? A lavorarti quattro sgrebeni che non da mai è un porco, perché non è piove massa, non è piove nasa poca, non è tempesta. Le buca la polenta! La nina e la poina! E fin domattina dovremo andare su! Senza paura dei soldati! Senza ridere tutte le ore! La brutta faccia dell'esattore! Senza timore e senza paura dei contraccerti della pretura! Bravi! L'avevi imparata. Doca, doca, doca! Leggio, se è vera che ti dà 15 jugheri per ogni capo famiglia e altrettanti per i fiori più grandi, picchete che ne hai uno de desdoto e uno più grande, ostrega! Te ne metti il puscione del barone? Ma il barone ne fa un baffo! Diventeremo proprietari terrieri e impianteremo di ogni ben di Dio filari di patate, pine, di fasoi, pergole di rugiada! Pergole di Bravi, bravi, ride voi altri. Intanto gli altri diventeranno sciorazzi e voi altri vi siete qui a lavorare ancora per il barone. Per un pugno di farina e un piatto di fregolotti. Noi altri invece saremmo attesi come i ruganti. I nostri però, perché chi è famato a questo? E allora te, quando te sarai diventato signor, te correrà a Dio tutte le materie, eh? Credo bene. E allora mi cernirò la più bella. La tua grande così! La tua bionda o mora dentro? Grisa! La trovo bella come il sole, alta di gamba e che non la sia sgalusa. E dopo scommetto che ti crompi il cavallo come il barone. Credo bene, mi rompo un bel cavallo bianco e cavalcherò attraverso i miei poteri, a vedere se cresce il zaino, se matura l'uva e se il mio bestiame il pascolo l'ingrassa. E se i miei contadini i lavora o i tira la sera? E ti ricorderà di tuo soci, Enzo? Beh sì, me vanderò di che sfamarmi, plebe. Ascolta, mo. Contenemo, com'era quella del Brasile? Dai, dai! Sì, me la conto. Al Brasile, oh buona gente, che ne porta sì lontani sulla nave che anche il vento. Ma chi fente in questa terra sempre piena di dolor? Bisogna scampar da chi pugnenga pusa ora. E in quella terra nuova, anche la mella par buona. Lì se canta, se ride, se balla, se scherza e se suona. Sui laresi e sui peci, salami e lugane che butta. E dis che fa da caltullan e che non vi sia mai lasciuta. E questo le ancor niente. O forse massa poco, di terra
a chi che arriva, i viene da un gran bel toc. E in tutte le stagioni si dice favrastà, de bot con già le fiaschi, ven pieni relacà, di oro e bella arzenga, piena ogni montagna, gli è sicuri sia dal buon nel paese della cucagna. Chi dice che non è vera, l'è come San Tomas. L'ho visto, l'è proprio bella. Mi parto da fornace! Così te l'hai! No! Comunque, io non sono proprio convinto! Ma possiamo siamo avvertiti che avevi tanto il contrario! L'hai scritto un nocio! No! Tutti di immigrazione, non si parla di altro. E a voi non vi interessa? È l'affare del momento. Tutti diventano matti. Cos'ello che non è ciaro, con tutto il rispetto. Quando si arriva, si dovrà lavorar, arar, somenar, non avere in tempo di fare nessun toc de ca. Intanto, e non ne mette. Lo Stato brasiliano l'ha già pensato tutto. I primi tempi che arriverà, chi vi metterà e le case delle colonie che gli ha già preparato e gaverì da mangiare e da bever tutto spesa. Senti te chi l'altro grassa lunga. Lascia che mi presenti a mi sono un agente della compagnia marittima trentina e sono io che cerco contadini che vuol far fortuna in Brasile. Ecco, allora se ne vuole credermi mi ascolta io che secondo me quell'illa sa giusta. Ah, c'è un attimo di tempo. Ma lui altro che buon tempo. Il Brasile è cerca gente e offre ai migranti grandi vantaggi sui prezzi del viaggio e la vendita per pochi soldi delle sotere che le è buone da coltivare di tutto grazie al buon tempo che è sempre in Brasile. Avete capito? Ma cos'è che viene in buona sostanza? Come ho già detto, in Brasile è sempre buon tempo. Potete seminare fasoi, forment, caffè, riso, segale, ovi. Ovi? Ovi! Oh, frutti di ogni genere! E poi, miniere! Anche miniere che è lento! Miniere di oro, di argento, pietre preziose, cristalli, diamanti, marmo, carbone, cave di argilla per fabbricare e una marea di altra roba. E tutta sta roba qui, lei lì, che non aspettano gli altri. In cambio il governo volerà qualcosa. Possibile che non che sia sotto qualche ciavada. Lo Stato brasiliano e il Volsol contadini che sciapa e gaba voglia di lavorare le sue terre, così da aumentare le sue ricchezze. Ma che ne è per tutti terra? Gente, vi ricordo che il Brasile è grande come tutta l'Europa. Ma quanto è grande l'Europa? Noi siamo incaricati dal governo di provvedere a tutte le vostre esigenze, di occuparne del vostro bagaglio, la vostra valigia, il vostro baul, e accompagnarvi per tutta la strada ferrata fino al porto a voi destinato per imbarcarvi sui vapori che vi porterà in Brasile. Tutto per niente. Ma... Porca! L'hai mai vista una nave vera, Toi? Mi? Ma se non ha mai visto il mare? Ma è lo vera? Quella è gran che non si vede neanche alla fine e che non sta mai fermo. Craminzia se ne era! Ai nostri vapori gli è comodi, confortevoli! E troverei su aspettarvi il nostro incaricato che vi accompagnerà una volta arrivati in Brasile. Tari, ma come? E allora? Poterebbe parlare da quel che vorrei che gendarmi? Veramente non si poteva. Sani! E a me mi passerà su tutto! E mi non ho paura né di uno e né di due gendarmi! Dai ai gendarmi, che la mesca! Ai signori del Tirolo, noi che daremo la sapa! Noi che daremo la sapa Carbadil! Perché poi tutti insieme all'arena del Brasil, con tutta quella terra sarò un po' più civile, sarò un po' più civile.
ti sei sicuri per questo mondo nuovo. A bene del Brasile, a bevere il vino, a bevere il vino. Con i baffi delle sioni non ne fare spazzetti, con i guanti delle sioni lustreremo i stivaletti. Ormai da ben pensata noi si vuole partir, se stufi di sta vita non vuole pupatir. No vuole pupatir, rangiare cari sioni, ormai noi partiremo. Na bene del Brasile, mai puri torneremo, mai puri torneremo. Vuole andare in America, anche se qualche dunchi non vuole. Nessun ve lo proibisce, se vuole andare, ne lascere questo che vuole. Adesso. Niaca, da bravi! Mi fanno quel che vuoi! Te calmi, o dite star calmi, cos'è che volete? Libertà, egalità, fraternità! Voi sempre col cavallo e noi sempre a me! Viva l'America! Viva l'America! Viva l'America!